Faccio a tutti ragazzi, qui è Knuckle, bentornati io, bentornati signori e signori, nuova The Challenger Inside Me. Sono tornato di 1, adesso sono di 1 a 10 punti. Ho veramente una serie di game pretty allachi, però non so se si sente il ventilatore che sta là. Spero di no, poi al limite me lo dite dopo il video. Non credo si sentirà però. No, non credo. Se si sente scusatemi, la prossima volta non ne metterò più, ma fa davvero caldo. Holy shit, mi sono addirittura qua sotto e non posso fucking poggiare questo cazzo di fucking polso qui. Non, perché mi suda, cazzo. Siamo scene contro ognare. Un matchup abbastanza bad. Ce lo giochiamo più safe possibile, cercando di farmare, di expare e basta. L'unico che abbiamo. Allora, in early game lo vinciamo noi questo matchup, tipo livello 3-4. Dopo c'ho 8 scala troppo. Fuck you, bitch. In effetti ho dovuto portare lei, ma c'avevo già la Q-portata, quindi. Never like, stavo poi a parlare di una cosa e non mi sono accorto neanche che stavano in invade. Questa è stata la mia bad. Poi siamo senza flash, quindi in top sarà ancora più tosta. Fuck. Allora, vediamo ognare che mastery ha. Ha una mastery del cooldown del TP. Quindi alle 18.012, come giusto che sia. Ha pullato top, il jungler ha iniziato top, il loro jungler è kindred. Sperando che non prenda il granchio bot, che è proprio il bot che deve andare lui. Lui già mi sta arrestando, ma a me questo rush non mi ha fatto niente, praticamente perché avevo lo scudo della passiva, quindi ha mandato pretty bene questo rush, perché ora lui è costretto a pushare la wave. Quando lo attacco se lo prende, torniamo back. Buonissimo work per noi. Perché questo minion mi chasa. Oh! Vabbè, sto minion è buggato. Ho perso l'exp di tutti questi perché c'era quel mio che mi cesava. JK. Sarei dovuto entrare nel bush e basta. Non pensavo mi cesasse così tanto. Ora qua chiudo le partite tanto. Q. Ma l'attacco è back. Perfetto, va bene così. Ancora che mi cesa il mio. Holy fuck, you can't be serious. Portiamo la Q qua. E basta. Guarda, poi usare una pozione perché adesso sotto d'ore ci resterà parecchio. Abbiamo 6 minion, però questi minion forse li aspettiamo tutti, riusciamo ad arrivare. Mi stagnare. Ma lo recuperiamo, comunque non gli andiamo tanto sotto di CS, attristo. Porto la Q qua, non perché mi serve in questo momento, ma perché devo avere la Q sempre di dragnare per poterlo fightare. Però lui adesso fa il 4, è troppo pushato. Anche se in realtà secondo me qua potrei anche ingaggiarlo. Ho attaccato il minion, never lucky. Qua mi prendo due hit, ma questi minion li voglio prendere, don't care. Ok, buono. Tac, buono, abbiamo tradato in modo esatto. Da lì secondo me potrebbe anche gankare dopo in questo esatto momento, però va bene. Il loro jungler ha iniziato, infatti vedete non ho fatto il 4 perché prima ho preso l'ex del minion. Never lucky. Non ha senso andarci in questo momento da lui perché mi traderebbe. Perché non mi cagnare. Un altro video oppure anche perché lo jungler 100-100 adesso è stato upside, I guess. Oh fuck, questo mio devo prenderlo. Credo che lo jungler sia top in questo momento. Kindred. Ah, questo mio potevo poterlo anche non lo. Ah, potevo anche non missare. Oh, il cannone preso. Sempre una bella cosa. Oh, 24 a 28, me va bene. Kindred stava mid, si è sciupato mid. Ha
appena c'ho il save lo troppo parecchio. Cercherò di gankare il più che posso bot, perché bot sono due persone, se danno il vantaggio a bot vuol dire che due persone del nostro team stanno in vantaggio e due persone del loro stanno in svantaggio. In my opinion, potevo andare a sognare. Ognuno però fa quello che gli pare. Io gliel'ho chiamato, l'ho continuato su Verko, se mi va bene così. No problemito, signorita. Torniamo mid, torniamo top. Io ho perso più exp per sognare, però qua devo per forza provare. Questa wave mi sa che non farò il 6, questa è pretty bad. Ora ci posso ingaggiare contro lui, perché lui ha meno minion di me. E in questo momento è molto weak, quindi veniamo da qui. Un errore che non dovete fare con Shen è farvi fare la doppia E, però tanto ve la farà, cioè ve la farà. Beh, non c'è modo nel quale voi possiate doggiarla, dovete tipo cercare di non fare un auto-attacco, però poi tanto vi scapperà comunque, quindi alla fine scappa scappa, la sostanza è questa. Questo è stato un battere per noi, peccato che avevo il 6 adesso, sennò avrei potuto salvare Nier. Tipo, top adesso li rochiamo da lì. Allora, vediamo un attimo la situazione, sto vedendo dalla minimappa e stanno fightando. Potrebbe servire il mio aiuto. Granché sta ancora qua, perfetto. Lo voglio solo fermare, non dovrei essere in pericolo, anzi se mi ci sta troppo prende il cazzo lui. Adesso me lo posso killare. No, si refulla troppo, ma non me lo killo lo stesso. Volevo stare attento perché Kindred è stato upside. Questo minion facendo quel passo in avanti l'ho fatto ferare. Kindred è top, infatti eccolo qua. Per Lucky va bene così. Non regalerò adesso. Perdo il cannone, però me lo prendo letto. Adesso posso anche regalare, tanto visto quello è rimasto. In realtà non voglio regalare neanche adesso. Non posso ripare dopo in questo momento. Che poi non posso sfruttare la mia ulti. Tanto lui andrà back, credo. Non credo rimarrà qua ad arrestarmi. Cazzo, ho preso una scossa. Holy fuck, che cazzo mi sto bruciando il polpaccio. Cerco di durare il più tempo possibile perché sennò non riesco ad assettarli. Ecco fatto. Facciamo un passo indietro. Ok, perfetto. Molto buono. Molto buono questo 3D per noi. Quel minion lo perde? No, l'ho preso. E adesso non ho paura di lui perché ci posso ingaggiare. Infatti adesso lui andrà back. Ed è questo il momento nel quale devo uscire la wave. Vediamo il palazzone qua. Non so perché non sono finito prima su... Non so perché finora. Sicuramente non è stata colpa mia. Uno, Anivia si è fatta autorità. Adesso. Io non potevo fare niente di più. Ho provato a venire, ho provato a pingare l'ignare, ma non mi hanno dato retta. Va bene così. Noi ce la siamo giocata al meglio. Anzi, in realtà... Cioè, io ho ultato, gli ho detto di venire su un target, ma non mi hanno dato retta. Mi ha pingato Gnar perché Devar era troppo rischioso. Però loro hanno voluto fare la testa loro. Ora schiamo da lì, vediamo se vuole venire.
Isapri Game. Glielo scriviamo, se vuole venire bene, se non vuole venire, never lucky. Allora, di farm comunque stiamo formando abbastanza bene, lui ha 63 minion, noi ce l'abbiamo. Ah, guarda, ha messo una pink qua, non ci credo. Che cazzo ci va una pink qua? C'è il Kindred qua, c'è. Oh mio dio, good, nice. Questo è buonissimo. Questo è buonissimo questa cosa. Veramente buona, nice. Lui non ha il TP Gnar, quindi posso tranquillamente farmare finché voglio. Questa wave la perde tutta. Vorrei frizzare. Però questa è troppo wave, non riuscirò mai a frizzare tutta questa wave. Quindi, cioè, nel senso, ce la farò, però qualche minion lo devo guidare adesso. In realtà non mi conviene frizzare. Comunque sono 10 punti da Diamond 1, sono sceso veramente un casino. Non mi conviene frizzare, ragazzi, perché io ancora devo ricallare. Quindi mi conviene lasciare questa wave. Sono morti, mi sa. Regalo e TP dopo qua. Mi serve il TP, sì, mi serve assolutamente. Regalo il TP top. Oh, riuscite, scusate per gli starnuti. Oh, ma sapete che mi sta succedendo, ragazzi? Tipo, come se mi fosse presa una zona di calore. Ah! Ma appunto qualcosa. Cazzo, ho tippato top. Oh, c'ho l'ulti, però. C'ho l'ulti da 5, 4, 3, 2. No, non quella. Niente. La ulti ha per lui al limite. Venga a me. Mancano un secondo. L'NS, cambio di head. Del CD, ok. Allora, la pink. Mancava un secondo alla ultima, avete visto, no? Cioè, ho dovuto cliccare tipo instant, però è tipo morta nel momento esatto nel quale ho dovuto cliccare. Qui adesso ci posso ripingaggiare. Questo è un fucking good trade per me. Metto lo scudo perché adesso lui mi entra da back. Buonissimo il nostro trade. Comunque top vedere com'è free gank ogni volta. Possiamo tipo abusarne di questa cosa. Bot stanno ingaggiando. È vero, potevo ultarlo. Pensavo che rimanesse dentro la ulti di Kindred, ma boh, sarebbe bello. Il danno in questa occasione non è buono perché non ho resettato la Q. Perché non ho resettato la Q. Ovvero la scelta. Quando non resettate la Q, lo shield è pretty bello mangiare. E qua potevo ultare il bot, però ogni arma avrebbe stoppato. Sono stato troppo attento a vedere dove potesse essere Kindred. Cazzo, qua potevo ultare il bot. Fuck! Stavo guardando sulla minimap a parte top. Fammi vedere se mi date bisogno di me. Buono, va bene così e via. Arrivo adesso e non lo posso più tradannare. Per questo ne arrivo. Che adesso se mi trade da back mi fa troppi danni rispetto a quanti ne potesse fare.
Nella lì al sicuro, se c'è Kindred tutto lì. Buono bot. Molto buono questo cult. E adesso uscio questa wave e vado back. Non stanno, non credo siano lì perché ne ero arrivato. Che culo, manca pochissimo all'11. Ridi, troppo. Questo è buono in culo, sta cosa. Questo è un jungler abbastanza bravo. Io comunque sto flowando abbastanza bene contro Ranged. Ah, il Frozen Mallet. Ho il TP up, quindi posso followare certe azioni. Hanno solo Vel'Koz, quindi mi conviene farmi questo qua. Vita e rallenzione allo stesso momento. Ah, solo che stanno a fare inferno. Fuck that shit. Sono quasi in zonali questi due. Buono. Nice, bel counter gank, torniamo dopo. Abbiamo anche la Pepsi. Ult 1,25. Ho la ulti da 1,25, mi dovrei fare pure un paio di scarpe in realtà. E probabilmente mi farò le ninja tab. Mi devo fare ninja tab adesso. Ghegnare le soffre veramente tanto. Fammi vedere chi hanno. Sto un di Braum che però con la WWDodge, no, non faccio ninja tab, assolutamente. Top dovrebbe stare a posto, però poi faccio addirittura il 12. Aver lucky. Ah, lui ha frase male adesso, quindi è bello strong. Man. Oh! Fuck, non l'ha vista. Max ha doppio blu. Ma gli addono ult, bro. Don't go, don't read. If I can't. Vabbè, non gli scrivo niente. Non gli voglio dare consigli. Però ho scritto gli addono ult, bro, per fare capire a lui che non devo andare così greedy quando non avevo la ulti. Però non gli dico niente. Decidi on that is way too long. It's like 3 AM. Questa mi ha fatto perdere un bel po' sta cosa. Pure flashato, perché ho da aiutarla. Vabbè, adesso ci vediamo andando insomma senza farci le scarpe, tanto ormai ci siamo. Però questa è riportata in gioco Gnar. Brava Nivea. Io ho la ulti. Guarda che cazzo ti ho combinato, bro. Però peccato non ho avuto follow up, guarda. LOL, il salto di amplito. Via, via, andiamo back, arrivo a Vel'Koz. Peccato, però ho fatto un bel taunt, però non me l'ho seguito. Andiamo back, abbiamo preso l'autore mid perché Vel'Koz sta solo romando, praticamente
Ah, mia, giustamente ho preso la torre, finalmente. Oh, nice, sapevo che c'era questo bug recall. I knew it! For God's sake! Il bot adesso devo andare back. Io top, c'ho la wave a suo favore. Top purtroppo non possiamo fare più niente, quindi dobbiamo giocare around i nostri player. Agnara è rimasto top qua. Era rimasto bot, Agnara, devi sto fidando la gnotta. Dobbiamo prendere quello tre bot. Non è come max al taunt comunque. La W è molto forte contro Braum. La mia W è molto forte contro Braum. Il problema è che adesso Gnar prende il 13 perché c'ha questa wave che è enorme. Se noi possiamo killare Gnar, che lo cautiamo. Ma io adesso sto sbagliando a andare. Ward? Non credo. Non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi. Quando gli ha fatto un follow perché non doveva andare a fare. È buffo, è andata là. Ma ti ha sbagliato. Sarà proprio venuta lì qua. Aveva fatto uno per uno, Nidia. Quindi era buono. No, senza ci stare così tanto. Ora io contro il Gnar non ce la so più andare. È la ultima, potrà 5. Gnar non ce la so più andare perché ha preso male e Black Team. Perché sono quelli che servono per rompermi il suo. E qua non ci vado. Stavo 3 da Kindred, quindi bot hanno sbagliato. Non potevo voltare in quel momento. In bot. Un po' una gran fiesta sto game. Da lì sta sbagliando troppe cose, però sinceramente, eh. Gnar ormai è bello grosso. Io pure sono bello grosso. Mi serve un po' di Magic Crisis adesso che mi promettono, però. Banshee. Sapete cosa è forte contro Gnar? Lo 0-0-8, infatti però lo 0-0-8 adesso. Potrei guardare per un TP ma non è buono. No. Death, please, death break. No, no, non possiamo fregare! Non possiamo. Io gli pingo back. Io non ci vado. È perso sto fight, cazzo. Si vede lontano meglio questo fight è perso. Alistar non ha ancora la ulti up. Si sono presi due inferno. Il primo si sono presi perché la destra era stupida. Però, vabbè. Oh. Niente che. Non potevo fare niente qua per aiutare il mio team. Mi faccio lo 0-0 drop. Così lo metto top e Gnar un po' più per pushare. Cioè, lo fermo ogni volta. È da solo, pieni mid a difendere. Never, Jackie. Qui hanno caudato Anivia, non so come. Anivia ha un bel farm, però contando che non si è mai mossa dalla lane, Vel'Koz tipo roamato 24-7. Che idea mai? Cazzo, lo vediamo che sì. Non ha difesa, signore. So squish. Ah no, adesso, visto che non ho preso la kill o niente, mi si da. Fatelo, 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 fatelo. Faccio finta di non andarci così loro non pensano che ce lo stiamo facendo, no?
Non va. Torniamo in D2. I don't follow, need a scrolls anymore. Non ascolto più le call di Nida, ogni volta fa delle call di merda e basta. Scivrotte, tu ass, I go blue, pointless, start bar. Ce l'ha scritto andava blu perché dobbiamo start il bar. Io do pure retta a questa. Porca troia. Un altro game perso, qua torno in D2. Sto di 1 10 punti, perdo questo. Vado di 1 0 punti, il prossimo lo perdo sicuro perché questo video sto avendo solo team di merda. Io ci provo a focussarmi su me stesso, a giocare bene. Ho giocato bene questa partita, però. Però. Io adesso niente, non lo posso fermare. Io sono. Non posso proprio. Non... I can't. Però resisto più che posso, ma non resisto per niente. Guarda i danni che fa. Mi serve lo 0-0-8, così posso reggere. Oh, what the fuck. La torre gliela lascio, non posso tre dardo. Questo è quello che succede purtroppo. Il late game contro gli altri, sì, io so scemo. I can't do a fuck, boys. Non ho fatto in tempo a cliccarci. Beh, lasciamo il mazzo, spa. Guarda che... da lì... ha perso col suo difeso medio. E io non gli devo dare, ho sbagliato. La prossima volta non gli do retto. Invece di flashare là... Oh. Non so. Io gioco Niar. Sto contro Shen. Mi sitano. Non faccio tutti nella lupa. Ciao.